La base è che nei prossimi anni l'Italia, per colpa del governo Meloni, sarà costretta a miliardi, decine di miliardi di tagli che colpiranno i servizi, colpiranno ancora una volta la sanità, colpiranno ancora una volta l'istruzione, colpiranno ancora una volta purtroppo l'industria, quindi la produzione e i salari. Su questo punto siamo al 18° mese consecutivo di crollo della produzione industriale. Questo è un campanello d'allarme di cui il governo non parla mai, parla sempre di dati positivi per l'economia, ma non cita mai questo, che è un dato eloquente ed importante per il futuro del paese. I dati sul lavoro sono senza dubbio incoraggianti. Sul piano dei freddi numeri, se noi guardiamo i freddi numeri, obiettivamente l'occupazione sta aumentando. Ma di che occupazione si tratta? Perché se io mi metto nei panni di un mio coetaneo che da casa ascolta le dichiarazioni di giubilo di Meloni sui dati dell'occupazione, ma sono un dipendente che guadagna un salario al di sotto della soglia che mi consente di vivere dignitosamente, magari sono un precario e non ho prospettive per il futuro, tra quelli occupati ci sono anch'io. Ma a quali condizioni sono occupati? Tra quelli occupati ci sono anche i cassa integrati. Figurano tra gli occupati nel nostro paese, figurano tra i numeri che questo governo, diciamo, di cui questo governo si vanta. Quindi i presupposti della manovra sono questi. Ci servirebbero molti miliardi per confermare ad esempio il taglio del cuneo, su quello noi siamo assolutamente favorevoli perché è una misura che avevamo fatto pure ora, il taglio del cuneo fiscale, ma il nostro paese avrebbe bisogno di molto altro per crescere e non penso che questo governo sia nelle condizioni di farlo.